Tra le letture di oggi vorremmo provare a cogliere una suggestione pedagogica dalla seconda lettura, la lettera ai Romani, in cui si parla della grandezza, della altezza, della profondità della sapienza divina. E tutto il testo che viene proposto nella liturgia è un invito a essere umili, consapevoli dei propri limiti di fronte alla grandezza della sapienza divina. Ecco, io credo che questa esortazione all'umiltà sia importantissima anche nel campo educativo, anche nel campo didattico. Ogni persona che si accosta al sapere, quale che sia il livello che ha raggiunto, sia a livello sociale, sia a livello conoscitivo, deve sempre avere la consapevolezza di trovarsi di fronte a un mistero grande, che è il mysterium naturae, prima di tutto il mistero di tutto quello che viene nella natura, e a un mistero, un abisso ancora più profondo e insondabile, che sono le profondità del cuore umano. Quindi qualunque cosa studiamo, in fondo, è come accostarci in punta di piedi sulle soglie di un mistero, di cui con la nostra mente, con la nostra intelligenza, con il nostro lavoro serio e rigoroso, qualcosa potremo cogliere, ma molto sempre ci sfuggirà. Questa consapevolezza saggia, cioè la saggezza dell'umiltà, a cui ci esorta Paolo nella lettera ai Romani oggi, in realtà è importantissima per tutti. Un professore universitario, per esempio, può essere molto competente nel suo settore specifico di ricerca, ma confesserà serenamente una minor competenza o una totale incompetenza per i settori di ricerca che sono più lontani dal suo. Ma anche nel suo settore di ricerca, anche su quello che ritiene di conoscere bene, è importante che mantenga uno sguardo sempre aperto al mistero, sempre pronto a lasciarsi sfidare da ciò che non aveva colto, da ciò che non aveva notato. Lo stesso si dica ovviamente per i suoi allievi, lo stesso si dica per gli allievi di ogni ordine e grado di scuola. La nostra intelligenza coglie qualcosa di un mistero di cui molto le sfugge e sempre deve essere disposta a lasciarsi sfidare, a lasciarsi stupire, a lasciarsi provocare dalla possibilità di nuovi traguardi, di nuovi orizzonti, di nuove scoperte.